Dio, abbiamo trovato un oasi! Scendi assolutamente! Aspetta, c'è anche una capanna di qualcuno! Oh, c'è dell'acqua! Qualcuno è riuscito a far fuori un cercatore, incredibile! E lo stavano trasportando su questo carro! Oh, assolutamente dobbiamo scoprire come l'hanno ucciso! Come si va là dietro? È pieno zeppo di dinamite! No! No, 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 aspetta! Guarda, ci sono anche i fucili! Salve a tutti, sono Non Gamer e bentornati su Dead Air Skies. Allora, ho visto che il primo episodio vi è piaciuto tantissimo e nulla mi potrebbe rendere più felice, dato questo gioco lo sto adorando alla follia anch'io. Davvero, nonostante sia in accesso mega anticipato, ha delle potenzialità davvero enormi e voglio dire, per adesso hanno aggiunto ma neanche il 5% di quello che hanno intenzione di fare nei prossimi mesi. Allora, nello scorso episodio abbiamo iniziato a sistemare la nostra zatteronza volante che era rimasta danneggiata durante una tempesta di sabbia. Questo è praticamente l'unico rifugio che abbiamo dal temibile Seeker, il cercatore, quella specie di serpentone soprannaturale che sbissia sotto le sabbie del deserto del Far West e che adesso è sulle nostre tracce. Avete visto che è attirato dal rumore, quindi dobbiamo stare molto attenti a dove mettiamo i piedi in modo tale da ridurre la possibilità che lui ci trovi. Allora, per uccidere quel furbacchione dovremo craftarci il revolver che, avete visto, possiamo creare sul nostro banco da lavoro a patto che otteniamo le due parti necessarie. Per adesso non le abbiamo trovate. Se riusciremo in futuro a craftarci i proiettili d'oro, non quindi quelli normali in ferro, e li spariamo abbastanza volte, il cercatore, il Seeker, dovrebbe morire e yay, avremo completato la prima parte del gioco. Quindi in questo episodio vedremo di concentrarci sulla parte più metallurgica. Dovremo quindi trovare del minerale di ferro e dovremo iniziare a scioglierlo per ottenere dei lingotti. Allora, per adesso la situazione procede tranquilla, quindi vediamo innanzitutto di allargare un pochettino la nostra zatteronza. Non posso allargarla più di tanto perché purtroppo non ho molti chiodi. Perfetto, così faccio, potrò mettere il resto dei banchi da lavoro qua dietro, mentre invece qui potremmo mettere ad esempio una bella cassa in cui depositare tutti i nostri averi. Aspetta un secondo, c'è un capanno laggiù, piano, e olè, è un negozio. Che ci fa un negozio qua in mezzo a nulla, dannazione? Perfetto, allora, prima di scendere vediamo di depositare le scorte in eccesso nella nostra cassa, perché avete visto che abbiamo l'inventario praticamente pieno. Abbiamo trovato un sacco di cose negli scorsi episodi, ecco qua. No, davvero, chi è il pazzoide che ha aperto un negozio in mezzo al nulla? Allora, abbiamo anche una piccola carovana con cavallo molto morto. Abbiamo un'incudine, perfetto, e una cassa con delle pietre, basta. Un pochettino di legna, perfetto. Presumo che il grosso lo troveremo all'interno del negozio stesso. Buongiorno, non alzatevi, state lì tranquilli. Perfetto, abbiamo dell'alcol, del cibo e dell'acqua. Ulala, non male, un'altra campana. Oh, l'inventario pieno. Dannazione, non posso portarle via. Allora, cibo e corde. Di sicuro il resto dovremo tornare indietro a prenderlo. Allora, ho lasciato alcune risorse a terra che non ci servono, ma la campana e il braciere assolutamente ci serviranno per craftare alcuni dei banchi da lavoro. Vediamo un po' cosa hanno qua dietro. Gli animali se la stanno passando veramente molto male, come potete vedere. Ed in bagno, ullala, una bella scorta di chiodi. Presumo che sul nostro banco da lavoro metallurgico che avremo più avanti potremo forse utilizzare i lingotti per craftarci i chiodi. Eccola qua, una bella cassa nascosta con altri chiodi. Oh, meraviglioso. Buono, direi che abbiamo preso praticamente tutto, quindi approfitto per recuperare un pochettino di legna per la nostra stufa, anche un po' di fibra che mi serve assolutamente. Ah, il cercatore è già arrivato. Le fughe, le fughe, le fughe, le fughe, le fughe. Olè, vediamo un po' se riesce a salire sulla zatteronza. Ok, ok, non riesce a salire, non l'avevamo neanche mai visto così da vicino. Buongiorno signore, ce l'ha chiaramente con noi, come potete vedere. In teoria, se lo colpiamo su quella parte rossa più volte dovremmo riuscire a farlo fuori. Guardi, è stato un piacere incontrarla, ma purtroppo io devo partire. Arrivederci, ci vediamo alla prossima fermata. Si è incacchiato un attimino, dannazione. Allora, con l'alcol che abbiamo trovato possiamo effettivamente craftarci delle bende che utilizzeranno 4 di fibra e una di alcol. Direi che cosa buona e giusta avere una piccola scorta che in caso di ferite ci salveranno la vita tantissimo. Allora, vediamo di scendere perché laggiù c'è una roccia da cui possiamo ricavare, se siamo fortunati, un pochettino di minerali. Faremo ovviamente del rumore, ma abbiamo parcheggiato praticamente dietro l'angolo. Vediamo un po' se siamo fortunati. Sì, è rosso, perfetto, ci dovrebbe dare, oh, del minerale di ferro. Ottimo, ancora non lo possiamo sciogliere, ma direi che cosa buona e giusta intanto vedere di procurarcelo. Non era molto, solamente 2 unità. Però in teoria dovremmo avere abbastanza risorse per craftarci, oh oh,
il fonditore. Ottimo, allora vediamo di metterlo direttamente qua. Perfetto, guardalo lui. E richiederà quindi due minerali di ferro per darci un lingotto. E sotto dobbiamo invece aggiungere la legna come carburante. Perfetto, ne possiamo mettere tre. Qua mettiamo il minerale di ferro a sciogliere. E no, vabbè, ma che carino! Bellissima! Aspetta, stiamo arrivando da qualche parte, perfetto. E lui ci dà effettivamente il nostro bel lingottone di ferro. Allora, stiamo arrivando... Wow, quella è una grande cittadina. Sembra effettivamente quella che abbiamo incontrato allo scorso episodio. Dannazione! La dobbiamo assolutamente spolpare di tutte le sue risorse. E ci sono anche nuovi edifici che non c'erano dall'altra parte. Se siamo fortunati, forse troviamo anche un pozzo per rifornirci di acqua. Per quanto a cibo ed acqua, sono messo abbastanza bene. Allora, diamo un'occhiata a questo primo edificio che dovrebbe essere il casino. Ok, qui dovremmo poter anche camminare senza nessun problema. Ah, sta gente mi sa che non è stata uccisa dal serpentone, ma mi sa che si sono trucidati tra di loro. Allora, qui non abbiamo dannazione nulla. E qua... Ah, c'è proprio subito il retro. Perfetto, allora diamo un'occhiata al piano di sopra. È pieno zeppo di letti. Oh, perfetto, ancora del cibo. Qui niente, è pieno zeppo di comò. Perfetto, ancora della fibra e dell'alcol per le nostre bende. Altro cibo qua. Il cibo dobbiamo vedere assolutamente di cucinarlo, che ci dovrebbe nutrire molto di più. Ma qua fuori immagino che... non c'è nulla, non c'è nulla. C'è un negozio di armi, ammunition, perfetto. Non ammunition, non è GTA 5, ragazzuoli, non vi casate. Devo stare attento perché ogni volta che apro la porta l'indicatore aumenta temporaneamente. Ok, ho trovato del cibo e un'incudine, ma neanche troppe munizioni. Se trovassi le parti delle armi, come si va là dietro? È pieno zeppo di dinamite. No, 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 aspetta. Guarda, ci sono anche i fucili. No, questo è quello che aggiungeranno nelle prossime versioni. Sapevo che li avevano messi per stuzzicare i giocatori. Maledetti, ma ancora non sono disponibili nel gioco. Perché più avanti, per adesso c'è solo il serpentone, ma più avanti aggiungeranno gli scorpioni praticamente come seconda tipologia di boss. Oh, perfetto, ho trovato le bare. Ma quanta gioia. Allora, abbiamo dell'acqua, delle croci, ma non penso di poter fare un esorcismo. E altre risorse anche qua. Speravo onestamente di trovare dei chiodi. Aspetta, c'è anche un secchio qua, perfetto. Ci serve per il crafting di alcune delle strutture. Attenzione a non far troppo rumore, che sta struttura ha anche un secondo piano. Non ce la faremo mai a controllarlo tutto sto posto. E qua sopra abbiamo una grandissima ciolla di niente. Il bello è che sto gioco, come ho detto, genera il tutto randomicamente, ma la sfiga del DeLong Gamer è una certezza assoluta. Vediamo anche quest'altra casa, che peraltro ha anche due piani. Ah, smistavano alcol, dannazione. Ma non c'è altro. E vabbè, aspetta, questa... Oh, sta arrivando. Sta arrivando, me la rischio, me la rischio, me la rischio, mi rifugio di sopra. Corri. È arrivato? Sì, è arrivato chiaramente. Chiudi, 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 lui qua non può entrare. Oh, però io nemmeno posso uscire, signore, è stato ucciso dall'alcol a quanto pare. Vediamo un po', no, sono venuto qua e non c'è nulla, ma mi prendi in giro. Allora, il cercatore qua fuori, dovremmo essere molto, ma molto veloci. Qua dietro di me, corri, 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 ok, mi sono cacato anche troppo, mi sono cacato anche decisamente. Guarda dove era il pozzo. No, non l'avevo visto quando sono sceso. Allora, io provo a rischiarmela. Corri, 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 farò una bevuta al volo. Sarà dietro di me, non mi giro neanche. Sarà tantissimo dietro di me. Bevi, 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 bevi. Ok, ho bevuto. Ok, mi ha ferito tantissimo. Mi ha ferito tantissimo. Aspetta, questa struttura non l'ho guardata. Chiudi, 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 chiudi. Ok, dimmi, non c'è nessun'altra entrata. Questa cerimonia era così noiosa che sono morti praticamente tutti. E vabbè, dimmi che c'era un motivo per entrare. Non c'è neanche un valido motivo perché non c'è una ciolla di niente. Ok, passa di qua. Ok, via, 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 via. Per fortuna che sto posto era anche pieno di bare, nel caso sarebbero servite al DeLong Gamer. Perfetto, e via di qui. Via di qui, ok, possiamo ripartire. È stato un piacere rivederla, signore, ci vediamo alla prossima fermata. Dannazione, quella bevuta mi è costata un bel po'. Peccato non essere riusciti ad esplorare effettivamente anche la parte posteriore della città. C'erano anche delle rocce. Probabilmente c'era qualche segreto. Ma vabbè, procediamo con la nostra avventura. Mamma mia, non troviamo neanche dei minerali a pagarli, Però qua dietro possiamo anche mettere, secondo me, la nuova struttura, che è la griglia. Oh, finalmente ci possiamo cucinare del cibo serio. Anzi, mettiamola magari da quest'altra parte. Perfetto. E praticamente ci dovremmo poter mettere i nostri barattoli sopra e ovviamente anche della legna che sta scarseggiando. Perfetto. Aggiungi il barattolo e il cibo cucinato, come vi dicevo, ci dovrebbe nutrire molto di più. Oh, meno male. Casomai facciamo una cosa tattica. Siccome ne ho usata veramente un sacco di legna e qui ci sono un pochettino di alberi secchi, approfittiamone per l'appunto per far scorta di risorse prima che il cercatore ci venga a prendere anche qua. Ah, mi sono cacato tantissimo. Ma come fa a spuntarmi sempre davanti?
Ok, comunque ho ottenuto abbastanza risorse. Vabbè, ma signore, ma non c'è nessun altro in questo deserto da torturare? Oh, sempre il DeLong Gamer, Perfetto, aggiungiamo intanto un po' di legna. È che non sto più trovando carbone, dannazione. Vabbè, comunque dovremmo avere il nostro cibo cucinato, perfetto. E credo che ogni unità di cibo consumi anche un'unità di legna. Senti, io vedo di cucinarlo tutto, tutto, dannazione. Vediamo un po' adesso, occupa una barra nuova effettivamente. Ma nutre, vabbè, nutre praticamente il doppio. Perfetto, quindi a patto che abbiamo legna ci dovremo poter nutrire senza nessun problema. Ok, vediamo di scendere qui perché vedo ben due depositi di minerali. Oh, se ho visto bene qua c'è del ferro. Ciao piccolino, vieni da Popino subito subito. Perfetto, ce n'è anche un bel po'. Beh, speriamo che il cercatore non mi spunti proprio adesso. Ho 5 secondi di pace nella mia vita. Perfetto, 4 unità sono mie. O senti al diavolo, io mi allontano un pochettino dalla nostra zatteronza e raggiungo anche il secondo deposito. Vediamo un po'. Guarda quante risorse fatta. Con tutto questo ferro, se ce lo sciogliamo, dovremmo poterci craftare anche il resto delle strutture. Perfetto, sono tornato giusto in tempo. Guardalo lui che spunta. Ciaone. Dai, sei troppo lento. Ok, quindi possiamo vedere di mettere i lingotti da questa parte. Carburante ce n'è abbastanza. Oh, perfetto, fino alla prossima fermata io mi divertirò praticamente a sciogliere tutto sto popò di minerale che abbiamo trovato. Non male, non male, stiamo comunque attenti perché sicuramente potrebbe spawnare qualche altro deposito qua e là. A quanto pare è una risorsa abbastanza rara. Peraltro qui possiamo anche sciogliere il minerale d'oro, come potete vedere, qualora ne trovassimo. Per adesso non siamo stati fortunati, mi domando anche dove potrebbe spawnare. Guarda che roba, non c'è nulla qua in mezzo. Aspetta un attimo, vedo una carovana laggiù. Oh, non male, allora vediamo di scendere. Perfetto, se siamo fortunati forse troveremo delle risorse. Sì, si è illuminato più di qualcosa. Ok, allora vediamo di depositare le risorse in più. Sono ben due, dietro una carovana e davanti una diligenza. Ma che vada, mi posso rifugiare sopra. Ecco qua, a posto. Allora, solamente della fibra e delle pietre. Un ulteriore barciere, cibo. Perfetto, e anche dell'alcol, delle corde. Oh beh dai, non c'è andata male. Evitiamo ovviamente le zone con i sassi che avete visto fanno molto più rumore della sabbia normale. Uoi, sta gente è morta malissimo, Anche i loro cavalli. Vediamo se riuscissimo ad andare sopra in qualche modo. Abbiamo trovato dell'acqua, ottimo. E qua sopra una valigia con dei chiodi, ok. Un ulteriore incudine, perché se le portavano via. E anche del cibo, non male. E anche corde, devo craftarmi qualche corda in più, in effetti. Perché mi mancano, aspetta. C'è la terza diligenza là davanti. Vediamo se riesco a passare. Olè, anche da dietro. Ulala, mega chest sopra. Ok, ancora chiodi, fantastico. E sembra che non avessero altro. Perfetto, abbiamo trovato più robe qui che nell'ultima cittadina che era gigantesca. Forse c'è qualcosa che là sopra, ma non penso di poterlo raggiungere. Aspetta, forse se passiamo da qui. Olè, ce l'ho fatta. Vediamo se gli sviluppatori, si sa mai, hanno nascosto qualche risorsa anche qua. No, non hanno nascosto niente. Maledetti, ma porca di quelli per porca, io che mi ero gasato per un secondo. Perfetto, possiamo tranquillamente tornare a bordo e ripartiamo. Ah, non male, allora sono anche pieno zeppo di fibra, come potete vedere. Quindi convertiamola subito in una grande quantità di corde che ci servono per craftare sempre nuove strutture. Mamma mia. Ok, ed stiamo veramente all'occhio per qualunque minerale incontriamo lungo la strada. In teoria, col minerale che abbiamo, forse possiamo craftare qualcosa. Vediamo un po'. Ah, niente, solo il deposito medio, che sarà più grande, ci permetterà di avere più oggetti. C'è il laboratorio, ci serve effettivamente l'equipaggiamento da laboratorio che non abbiamo. E per il banco da lavoro del fabbro ci serve un lingotto in più. Niente da fare, dovremmo pazientare ancora un pochettino. Oddio, forse neanche troppo. Vediamo un po' se siamo fortunati. Ciao, piccolo deposito. Perfetto, sembra proprio che abbiamo trovato del ferro, dimmi di sì. Iron ore, ottimo. E un altro è qua sopra. Perfetto, abbiamo tutto il minerale di ferro che ci serviva effettivamente per craftarci la nuova struttura. Ok, possiamo ripartire all'avventura. Quindi qui mettiamo a sciogliere il resto del minerale che ci serviva per l'ultimo lingotto. Ah, aspetta, c'è un altro deposito anche là davanti. Stiamo finendo il carburante, come potete vedere. Allora, tu vedi di scendere. Io intanto mi recupero questo, che è meglio che nulla. Cioè, notare l'abilità del DeLong Gamer, che gli ha atterrato praticamente in parte. E vabbè, quando ti serve il minerale di ferro, ogni tanto il gioco ti vuole bene. Ah, sono solo due? Potevi anche volermi un po' più bene, gioco, non è che m'offendevo. Ok, altri due depositi anche qua. Dannazione, dammi anche un po' di carbone, che mi serve tantissimo. Perfetto, per adesso comunque posso anche permettermi di correre e... Oh, chiedetevi, sarà dato, Perfetto, il carbone che mi serviva.
E anche da questa parte un'ulteriore quantità di carbone, ma neanche troppa. Perfetto, con questi tre dovremmo permetterci di andare avanti per almeno un'altra ventina di minuti. E in attesa di arrivare da qualche parte, noi possiamo tranquillamente craftarci il banco da lavoro del fabbro. Allora, vediamo di metterlo direttamente qua dietro. Fa che bello, abbiamo tutto bello ordinato. Ok, qui possiamo aggiungere della legna. Madò, e qui abbiamo tutte le ricette. Con un lingotto di ferro ci possiamo fare i chiodi. Io bambino felice, dannazione. Aspetta che intanto sono sceso di nuovo perché ho visto un mega deposito di ferro. Yuh, questo è il più grande che abbiamo mai trovato. E tanto che ci siamo, visto che ne stiamo consumando un bel po', procuriamoci anche un pochettino di legna. E peraltro il cercatore non è riuscito a raggiungermi negli ultimi 15 minuti. Sono diventato praffo. Oh, oh, mi sono gasato troppo. Mi sono gasato decisamente troppo. A quanto pare era quasi arrivato. Ok, via di qua, mi aggiunga del carbone. E noi vediamo di ripartire. Ciccio, mi dispiace, guarda, ti mancava pochissimo. E al nuovo banco da lavoro dei metalli, oltre ai chiodi, possiamo farci la campana, la borraccia quella seria. No, vabbè, questa ci serve assolutamente. Abbiamo il coltello, la parte principale della pistola e anche il cilindro. Ecco come si fanno effettivamente. Poi abbiamo i proiettili, l'incudine, il braciere, il secchio e vabbè, di tutto si può fare. Oddio, allora, la borraccia la voglio assolutamente. Perfetto, grazie signore. E sembra che stiamo raggiungendo una carovana. Vediamo di scendere che magari troviamo qualcos'altro di utile. Aspetta che aggiungo anche un po' di carbone. Ed ecco qua che la nostra borraccia è pronta. Bellissimo, questa la possiamo ricaricare tranquillamente ogni volta che troviamo un pozzo. Perché normalmente quelle bisacce che io ho al pulsante 3 sono praticamente monouso e non le possiamo più ricaricare. Aspetta che mangiamo anche del cibo che abbiamo riscaldato. Mettiamone casomai un altro po' qui. Perfetto, allora vediamo un po' cosa c'è in quella carovana laggiù. Oh mio Dio, qualcuno è riuscito a far fuori un cercatore, incredibile. E lo stavano trasportando su questo carro. Oh, assolutamente dobbiamo scoprire come l'hanno ucciso. Vediamo un po', abbiamo trovato uno dei suoi artigli che ci possiamo portare via. E del minerale d'oro, perfetto. Questo, come sapete bene, ci servirà poi per craftarne i lingotti. Cos'altro c'è a bordo? Abbiamo trovato anche l'equipaggiamento del laboratorio, ancora del cibo. E questa lettera dice che i nostri proiettili non fanno praticamente nulla alle creature, li stordiscono temporaneamente, mentre invece l'oro dovrebbe riuscire, come dicevamo, a ucciderli se li spariamo abbastanza volte. Altri chiodi, altro cibo e ancora dei sassi. Meraviglioso! Guardate che roba, incredibile! C'è un contenitore con degli oggetti anche qui. Oh, perfetto, ancora altre scorte. Ma non mi pare di vedere nulla. No, vabbè. No, vabbè, adesso dobbiamo assolutamente trovare molto più oro in giro. Altri chiodi e altro alcol. Sta gente aveva una marea di scorte con sé. Ok, non mi sembra che ci sia altro, ma vabbè. Siamo riusciti finalmente a confermare che con l'oro potremo riuscire a liberarci di quel maledetto cercatore. Perfetto, allora, vediamo di ripartire prima che arrivi il cercatore. E a sto punto, qua dietro, io posso allargare ancora un pochettino la nostra zatteronza. Ecco qui, fantastico, vediamo di allargarla fino in fondo. Ed infine qua dietro dovremmo poter piazzare, oh, il laboratorio. Vediamo un po', ci sta giusto giusto in angolino. Parapapà. Oh mio Dio, possiamo effettivamente studiare il campione del cercatore. Se troviamo anche un pochettino di alcol, aspetta, l'alcol ce l'avevo qui dentro, perfetto. L'alcol non serve tanto per la ricerca, serve a me che mi devo imbriacare. E così possiamo studiare il campione. Ma dai, ma non ci credo mai nella vita. Ci darà più informazioni su come effettivamente far fuori il maledetto. Ma no, ed ecco come otteniamo i proiettili d'oro. Vedete che ci sta sbloccando la ricetta sul nostro banco scientifico. Olè, e abbiamo un nuovo progetto. Ed in effetti sul nostro inventario potete vedere che abbiamo trovato la ricetta. Se faccio tasto destro lui me l'ha appresa, ottimo. Quindi se andiamo qui in parte ai proiettili normali, vedete che ci sono i proiettili dorati che richiederanno ovviamente un lingotto d'oro. Ma prima dovremo fondere un bel po' di minerale. Dannazione, dove avranno nascosto effettivamente il minerale d'oro in sto gioco? Oh mio Dio, abbiamo trovato un oasi! Scendi assolutamente! Non ci credo mai nella vita! Aspetta, c'è anche una capanna di qualcuno! Oh, c'è dell'acqua! Ci sono gli alberi, vi dicendo! Meraviglioso! Buon dai, io direi allora che per questo episodio ci possiamo fermare qua. Davvero abbiamo fatto delle scoperte incredibili. E la nostra zatteronza volante si è espansa tantissimo. Abbiamo sbloccato praticamente tutte le strutture di base. Man mano che svilupperanno il gioco, aggiungeranno nuovi nemici, nuove strutture. E diventerà un gioco sempre più ricco. Dovrete essere pazienti perché ci vorrà presumo un annetto e mezzo prima che il gioco venga completamente finito. Buono allora, io spero che questo video vi sia piaciuto, quindi lasciate un bel piacere nella serie, candidatevi a crescere e noi ci vedremo nel prossimo episodio. Ah, oh, io vado a farmi un bel bagnetto che non mi lavo da 2-3 mesi, una puzza incredibile. Ciao ciao!